ferro calibro 2D che ha il tasteggio la distanza più il diametro della ruota. Questa parte tonda devi toccare all'interno. Così gli abbiamo dato le due distanze e diametro, più ci chiede la larghezza della ruota. Prendiamo la larghezza, in questo caso come potete vedere 9. Inseriamo il valore con le due frecce per incrementare verso l'alto. Finito, premiamo start, parte il lancio. Si ferma da solo. Per applicare il peso, la parte interna 150 in questo caso, ruotiamo, la freccia ci indica di ruotare verso il basso. Quando siamo nella posizione corretta possiamo premere stop. Andiamo a applicare il peso a ore 12. Sblocchiamo, tutto stop. Ruotiamo dalla parte esterna. Quando siamo nella posizione corretta premiamo stop. Andiamo a applicare il peso alla parte esterna. Premiamo start. Zero zero, ruota equilibrata. Se abbiamo cerchio in lega, prendiamo due posizioni interne. Invece di prendere la posizione esterna, andiamo a fare due tasteggi all'interno del cerchio. Quindi prendiamo il tastatore e facciamo un tasteggio sulla parte interna e l'altro tasteggio. In automatico la macchina va in alu, cerchio in alluminio. Facciamo lo start. Ci chiede 50 e 50. Utilizziamo la funzione alu help, che è questa qua. Premiamo. Prendiamo il peso di 50, la prima cosa che facciamo, ruotiamo la posizione interna e ci mettiamo nella posizione corretta. Premiamo stop, prendiamo il peso, lo mettiamo in calibro, entriamo all'interno. Quando vediamo che si accende il LED nella posizione del peso, possiamo applicare il peso. La stessa cosa per la parte esterna, ruotiamo. Quando non siamo in posizione corretta, spostiamo il calibro verso l'interno. Questi sono i due punti, questo fianco interno e posizione di fase del peso. Questa è la posizione corretta. Controlliamo che il peso sia applicato bene. Prendiamo start. Zero zero, ruota equilibrata. Per posizionare il peso adesivo premiamo la funzione alu help. Ok, quindi ruotiamo la ruota fino a trovarci questo simbolo. Una volta che abbiamo questo simbolo premiamo stop. Dopo estraiamo il calibro. Quando siamo nella posizione corretta, questa è la posizione corretta per il peso interno. Per il peso esterno ruotiamo. Stoppiamo la posizione, la blocchiamo, estraiamo il calibro. Questa parte qua è la posizione della distanza e della fasatura del cerchio del piano esterno.